metodo per cucinare la carne al punto giusto. Ciao, sono Andrea Di Giglio, chef e pasticcere, ex cuoco del Four Seasons Hotel di Milano, ora specializzato in cucina e in pasticceria di qualità. C'è una cosa molto carina che ho imparato quando lavoravo a Bruxelles all'Hotel Amigo 5 Stelle Lusso, dove un grande chef francese mi ha insegnato questo. Volevo condividerlo con voi. La cottura della carne. Molto spesso quando vado al ristorante mi rendo conto che la carne, se la chiedi al sangue, te la danno cruda, se la chiedi media te la danno ben cotta, e la cottura al sangue o medio al sangue difficilmente trovi persone brave che la sanno fare. Deve essere un grigliere o una persona veramente esperta della carne. Quello che ti voglio condividere oggi è questo semplice modo per capire a casa, se sei un appassionato o comunque se sei un inesperto che vuoi imparare, questa tecnica. Unendo mano destra, unendo pollice e indice senza schiacciare, però semplicemente sfiorando pollice e indice, toccando questa parte della mano, si sente proprio questo morbido. Questa è la cottura bleu, cruda. Per farvi vedere, bleu, signon, apuen e ben qui. Bleu, signon, apuen e ben qui. Bleu, crudo. Signon, al sangue. Apuen e ben qui, ben cotto. Se tocchiamo all'inizio è molto morbido, che è crudo. Signon, al sangue. Questa effettivamente sembra una carne che è tendente al sangue. Media. Ok, media. Ben cotta, dura. Questa tecnica è utile se volete imparare in maniera molto spannometrica la cottura della carne. Bleu, crudo, signon, sangue, medio, ben cotto. Con questa tecnica avrete le basi per iniziare a sperimentare la cottura della carne. Una cosa che vi voglio dire sulla carne è che se la tirate fuori dal frigo, un consiglio è di tirarla fuori almeno un'ora prima, un'ora e mezza, due ore prima. La carne si cuoce a temperatura ambiente, altrimenti dentro è fredda e ai lati sarà arrostita, ma dentro sarà fredda e cruda. Per quanto riguarda la cottura al sangue, generalmente oltre a sentirlo con la mano, ormai con l'esperienza basta guardarla, però generalmente una cottura al sangue si inizia a vedere quando la carne in superficie inizia a formare un leggero velo di sangue che inizia a fuoriuscire. In quel momento la carne, se voi la appoggiate a una temperatura su una griglietta che cola il sangue a 60 gradi circa per un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora, perderà l'eccesso di liquido e la carne sarà perfetta al sangue e molto morbida. Per una cottura media, in questo caso la carne andrà cucinata di più di quella al sangue, lo si vede quando sopra inizia a fuoriuscire molto sangue dalla carne, ma più di quando era al sangue. La si mette a riposare anche lì un quarto d'ora, 20 minuti, perderà l'eccesso di liquidi e all'interno sarà rosa. Per una cottura invece ben cotta, quella lì per me non è una cottura, però la lasciate bruciare ed è ben cotta. Sinceramente per me la cottura ben cotta non esiste della carne, quindi potete stracuocerla, è finita lì. Una cosa molto importante della carne che bisogna sapere è che va salata o prima subito e cotta, ma non salata molto prima perché perde liquidi, oppure salata dopo. Io preferisco salarla un po' prima e se necessita magari un po' dopo. Generalmente olio e sale prima e si cucina. Questi sono i tipi di cottura molto semplici, un livello molto basico per capire la cottura della carne e per capire come potete migliorare, quindi usando bleu, signon, apuen, ben qui, questa tecnica, usando la vista e con l'esperienza poi lo sentite, perché il cibo ti parla, il cibo te lo dice quando è pronto. E niente, con questo video spero di esserti stato utile. Per qualsiasi dubbio o domanda puoi scrivermi una mail, iscriviti al mio canale, clicca sulla campanellina per essere sempre aggiornato e metti un mi piace sulla mia pagina Facebook in modo da essere sempre aggiornato e comunicare con me.